Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare Cantare in in libertà. diretta. Eccoci in compagnia di Maria Dunni Ciao a tutti. e siamo nello spazio riservato ai vocalizzi. Come abbiamo visto la puntata scorsa, c'è stata la tecnica del twang che abbiamo spiegato e che adesso, insomma, vogliamo fare un vocalizzo appropriato per imparare bene quella tecnica. Ci sono tanti vocalizzi che si possono fare, ma mi è venuto in mente tipo il pianto di un bambino, che è un altro modo di spiegare il twang, tipo questa cosa. Questi sono i brutti che si possono fare, e quindi facciamo il vocalizzo utilizzando NG in modo che il suono va direttamente dove deve andare. Cantare in libertà. Iniziamo da un Do, per i maschietti sarà. Facciamo. Nell'ottava cerchiamo di fare una piccola pausa soffermandoci sulla N. Mentre per le femminucce sarà. Ok, partiamo di qua e poi di semitono in semitono andiamo avanti. Facciamo un suono brutto. Andate voi. Fermiamoci qua e poi rimanete sempre su questo tipo di fonazione. Questo ci aiuta a portare il suono sopra. Ovviamente poi quando si canta, questo è un modo solo per capire dove va il suono, ma la voce poi verrà, diciamo, aggiustata nel colore, quindi da sarà poi una voce vera. Però facciamolo come esercizio. Torniamo indietro. È inutile andare più in basso perché questo riguarda soprattutto una zona degli acuti e quindi soffermiamoci un po' su questa zona medio-alta. Bene, Maria, grazie. Grazie a te, maestro. E spero che questo video vi sia stato utile. Esercitatevi e ci vediamo alla prossima puntata.